Le segnalazioni dei nostri reporter ci portano questa mattina a un sottopasso a Pesaro, nello specifico il numero 5 che dalla statale Adriatica permette ai bagnanti di accedere alla spiaggia lungo il litorale pesarese. Da come ci raccontano i bagnini, i proprietari delle concessioni balneari della zona, il viadotto spesso è allagato, comportando disagi di accesso e utilizzo dello stesso, nonostante il periodo di alto flusso di cittadini e turisti. Tutti gli anni abbiamo i problemi che nel sottopasso si allaga, però diciamo che quest'anno il problema non è stato risolto subito e sono da settimane che esce quest'acqua. Di solito negli anni scorsi intervengono velocemente e il problema si risolve. Avete sentito il comune? Sì, hanno telefonato il comune di Pesaro e una delle nostre clienti addirittura mi ha detto che aveva anche scritto un'email anche al sindaco, perché diciamo che sono troppi giorni che c'è sta acqua nel sottopasso. Avete ottenuto risposta? Noi personalmente no, noi no. Abbiamo visto che qualche giorno fa sembrava che si era risolto, invece anche stamattina è pieno d'acqua. Secondo anche alcuni cittadini, la situazione che si presenta crea molto disagio da diverso tempo. Signora, lei ha trovato il sottopasso allagato in questi giorni? Sì, è da 3 giorni che siamo qua e era già allagato quando siamo arrivati. In che condizioni era? Si poteva passare? No, non si riusciva a passare, bisognava fare un altro giro perché comunque era pieno di acqua. Ed è rimasto pieno di acqua da 3 giorni, non è cambiato assolutamente nulla. Non so se è una perdita dell'acquedotto oppure delle fogne. Da quando è allagato? Mi hanno detto da 14 giorni circa. Il pezzettino che è allagato qua. Da quando, signora? Ah, non dico un mesetto, ma ci va vicino, guarda. È un pezzettino, infatti dico, nessuno si accorge. Adesso è un bel pezzettino, ha visto tutto bagnato giù per le scale, insomma c'è una bella perdita qua. Anche la signora adesso è passata là perché magari c'è il rischio di scivolare. Passavo benissimo, non è che era tanto allagato più di tanto. Direi che questo è l'unico accesso alle spiagge, per cui è sicuramente la spiaggia meglio servita, la più comoda, però comunque tra i vari problemi climatici, trombe d'aria e quant'altro, anche questo disagio, mi meraviglio che non abbiano provveduto prima. Mi sembra che oggi si stiano attivando, speriamo, perché insomma siamo in pieno agosto, quindi è giusto per tutti, per gli utenti e per gli esercenti, che sia tutto a regola. Qui sono venuti a fare le foto 1 mese e mezzo fa, poi è venuto un tecnico, col piccone, ha detto questo non è un problema. Poi è venuto un altro a fare le foto 20 giorni fa, però nessuno si è visto riparare il danno.